La seconda fase del regno longobardo in Italia è caratterizzata da una politica di espansione nei territori controllati dall'impero bizantino e dalla Chiesa. Tra il 727 e il 728 il re longobardo Liutprando invase i territori dell'esarcato, occupando Bologna e ottenendo la sottomissione anche di diverse località fortificate dell'Emilia e della Pentapoli. Il re approfittò inoltre dei contrasti tra Bisanzio e la Chiesa per occupare, con la scusa di riportare la pace, alcuni territori bizantini nel Lazio. Tuttavia, in seguito, il re longobardo scelse la via della diplomazia con la Chiesa, rinunciando ad attaccare il territorio di Roma sotto la giurisdizione del Papa in cambio del riconoscimento della sovranità longobarda sull'Italia centro-settentrionale. Il Papa ottenne da Liutprando che gli venisse consegnato il castello di Sutri insieme ad altri centri minori del Lazio. La donazione del castello di Sutri nel 728 è significativa per due motivi. In primo luogo costituisce, secondo l'interpretazione condivisa da molti storici, l'inizio del potere temporale della Chiesa. In secondo luogo segna un profondo cambiamento nell'atteggiamento dei Longobardi, che grazie alla conversione al cattolicesimo riconoscono la superiore autorità della Chiesa cattolica. L'espansionismo dei Longobardi in Italia, avviato da Liutprando, continuò con i re successivi. Nel 751 i Longobardi conquistarono Ravenna e giunsero a minacciare nuovamente Roma. Queste iniziative misero in allarme il papato. Consapevole della debolezza del potere bizantino in Italia, incapace di fronteggiare gli attacchi dei Longobardi, Papa Stefano II si rivolse al re dei Franchi, Pipino, chiedendo il suo intervento. Con questa mossa la Chiesa romana voleva controllare direttamente il territorio della penisola, che era ancora sotto il potere dell'impero bizantino, e nello stesso tempo mirava ad assicurarsi l'appoggio di una grande potenza politico-militare come la monarchia dei Franchi. Tra il 755 e il 756 due spedizioni militari guidate da Pipino costrinsero i Longobardi a cedere al papato i territori appena occupati. Soltanto il Ducato di Benevento riuscì a mantenere la propria indipendenza. I territori occupati entrarono a far parte dei domini franchi, mentre la Romagna, le Marche, il Ducato di Spoleto e il Lazio furono ceduti al Papa da Pipino. Il regno dei Longobardi fu definitivamente conquistato nel 774 dai Franchi sotto la guida di Carlo, il futuro Carlo Magno. Le concessioni territoriali del re longobardo Liutprando nel 728 e poi di Pipino più avanti nel 754 pongono il fondamento dello Stato della Chiesa. Sino a quel momento il Papa aveva avuto una grande autorità come rappresentante di Cristo, quindi un'immensa autorità spirituale. Ora diventava anche sovrano di uno Stato, con terre, sudditi, frontiere da difendere. Il Papa diveniva, oltre che suprema autorità spirituale, anche un'autorità politica.